Fiosi, buongiorno Fiosse, terzo giorno, tempo incerto, nuvolo, stanotte ha fatto una mezza burrasca e oggi si va a vedere il parco del Dormitur. Colazione dei campioni, succhetto, ecco qui. L'ingresso del Dormitur Park, ovviamente a pagamento, 5 euro a cranio tutta la giornata. E qua c'è un amico che ci accoglie. La comoda mappa del parco, perché c'è il prezzo all'ingresso, ma non ti danno una mappa, ovviamente dov'è? Dietro una pozzanghera. Attrazioni per i più piccoli. Adesso andiamo a interpretare un attimo la mappa. Oh, ci siamo fatti un altro amico. Fa cani e gatti come se piovesse. Questo è il lago o uno dei laghi del Dormitur Park. Forse ho imparato a dirlo, Dormitur Park. Adesso ci sono tanti cagnetti per randagi e lui ha deciso di fare il giretto con me nel bosco. Saluta il nonno. Perché sono sempre un po' in ritardo. Ah. Stava portando lui dalla fontana. Sì, fontana e paltan. Qua ci deve essere una fontana in memoria di qualcuno. Sicuramente. Frankie qua va dentro in acqua senza problemi. Dove va? Oh, avrà sentito odori. Comunque ci sta facendo da guida lui al parco, quindi ottimo. Guida gratis. Mi sa che Willy Wonka qua ha fame. Adesso recuperiamo il biscotto che siamo andati in aereo, togliendo il cioccolato. È un cane carnivoro sto qua, no? Biscottivoro. Tanta fame, pesciolini. Ho trovato un torsolo di mela per terra, gliel'ho buttato in acqua e ci do che ci do che ci do. Vediamo l'acqua. Oh, scusa. Quindi, ricapitolando e dopo aver letto un po'
le spiegazioni. Qua i laghi sono due. C'è il lago Nero piccolo e attraverso questo piccolo restringimento il lago Nero grande. Dicono che abbiano origini miste tra ghiacciaio, tra movimento di ghiacciaio e carsico, formazione carsica. Carini, bell'acqua, piena di pescetti, un po' di papere, magari c'è anche il parente del mostro di Loch Ness, non lo so. Fare tutto il giro, ci vogliono 2 orette con calma, e comunque da qui ci sono le partenze di un sacco di altri trekking, anche arrampicate. Eccolo là, 2 orette e un quarto, abbiamo fatto il nostro giretto dei laghi. E qua alla fine. Ah sì, guarda, 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 guarda. Big Trout, guarda che trotona. E qua alla fine e all'inizio, ovviamente è un giro d'anello, c'è il baretto, giro naturalistico, si vedono gli scoiattoli, ci dovrebbero essere i gufi, ma ovviamente i gufi saranno notturni, quindi non si vedono. Probabile la presenza anche di lupi, c'è scritto all'ingresso. Noi abbiamo visto solo 2 o 3 scoiattoli e tanti pesciolini. Adesso siamo usciti dal Zap Jack, benzina, questo è il prezzo qua, e partiamo. Tipiche casette della zona. Sempre col tetto spiovente per la neve. Quindi fatta benzina, abbiamo fatto un po' di chilometri e siamo arrivati esattamente qui, al Tara Canyon, Tara Bridge. Da qua ci sono numerose zipline che attraversano, che percorrono un tratto del torrente, del fiume. Adesso non so, ci penso, ma non penso la farò. Mi sembra uno spreco un po' di soldi. Non sono ancora uno youtuber abbastanza ricco per potermela permettere. Sono poaretto. Poaretto. Già ho speso una pacca di skate sti giorni. No, non è vero. Poi farò, a fine di tutti i video, farò più o meno una spending review per farvi capire quanto si può spendere qui in Montenegro per passare questi 9 giorni. E questo è il panoramio a metà del ponte sul fiume Tara. Qua c'è la Lelo. Ciao Lelo!
ci superano tutti, anche se corriamo. Limite di 50, vado a 70 e te passa tutti gli stessi. 1300 metri. Un alto piano continuo. Prati, alberi. Guarda qua, tec. Sì, ma provi che però. Dai, Mario, ha paura di romperlo. Dai, provi che to ciappa. Se, guarda, i numeri. Oh, finalmente forse gli dà il gelato, forse. Quindi anche in Montenegro gelato turco, forse. Ara, tec. Tu hai gelato? Sì. Tu hai gelato. Ecco il troppo. Ah, blu, sei blu, almost. White. Thank you. Oh, my favorite ice cream. Qui siamo a Pligevia, una cittadina nell'entroterra del Montenegro, dove è presente la moschea più grande del Montenegro, che poi andremo a vedere se è aperta oppure no. Intanto siamo andati qui dal signore che ci ha fatto il gelatino turco con i vari giochetti, coni, mica coni, sì coni, no coni. Comunque c'è una parte da quella parte lì che è proprio stampo, anche qua, SB Bet, Admiral Bet, Volcano Bet, uno dietro l'altro. Comunque, tornando al discorso di prima che mi ero impappinato, qua al centro è anche abbastanza carino, carino è una parola grande. Però dall'altra parte, da quella parte di là, c'è tutta una serie di palazzoni proprio di stampo post-sovietico, che probabilmente anche qua è stato abbastanza devastato all'epoca e poi è stato ricostruito con gli stili che avevano all'epoca. Qua non ci sono più le casette con i tetti spioventi, perché si vede che qua non nevica così tanto e ci sono altri tipi di strutture. Anche qua cani randagi a go go. Ciao Bobby, è una femminona questa, no, un pisellone. Ho trovato una chiesetta ortodossa e adesso andiamo a visitarla dentro. Molto, molto bella. Quindi questa è la moschea più grande del Montenegro e, come tradizione italiana riguardo le chiese, il 99% quando arrivi su una chiesa e vuoi vederla è chiusa. E infatti anche questa è chiusa e possiamo vederla solo da fuori. Fortuna ci sono questi affreschi a vedere.
Guarda che palazzoni, belli. Arana di Marghera. No, a Città di Marghera, no Arana, a Città. Adesso il mio copilota mi dirà che questo è il monastir della Santa Trinità. Della Santa Trinità. Qualcosa di simile. O qualcosa di somigliante. Il giardinetto del monastero. Tutto quanto il ballatoio, molto carino. E qui ha l'acqua che gli arriva direttamente dalla montagna. La scaletta che sicuramente sarà per andare a raccogliere le monetine dei fedeli. Ma magari ci si fa anche il bagno, deve essere bella fresca. Cimitero. Vieni in diretta proprio. Sì, sì. Allè. Ciao mucca. Un po' di galline. Due, ah no, quattro mucche. Sto qua. Hai ragione. Ah, di più ancora? È Gerico sto qua ora. E di solito fino adesso due, tre mucche, non di più. Adesso qua sì. L'imprenditore. Sarà il prete, sì. Le mucche anche dentro di là. Sì. La classica oca da guardia. Un po' di gatti sparsi. E il cimitero al fresco. Non male per passare il resto dei secoli. Una certa non sapevamo più cosa fare e siamo venuti fino al confine con la Serbia, solo che ovviamente con la macchina noleggiata non si può andare di là, altrimenti ci fanno un culo. Adesso inversione e torniamo indietro. Terza cena. Nel mezzo del niente, a pochi passi dalla centrale termonucleare del paese, che magari domani ve la metterò qua in sovraimpressione, ve la faccio vedere. Zuppetta di selvaggina e salatina mista a capuccio pomodoro. Giuriamo che sul menu c'è scritto viennese, una viennese. Vabbè che se piccinine, ma se 3. 7 euro? Sì. 7 euro, 3 cotolette. E con un bel NEMA ci modula, ovvero nessun segnale, finiamo anche questo terzo giorno e vi salutiamo. Ciao Fiosse, ciao Fiossi. Ci vediamo domani, se ci svegliamo. Iscrivetevi al canale e lasciate un mi piace. Ciao!